guardo gli asini che volano nel cielo, vanno in parte sulle nuvole, si divertono a fare cigni nel ruscello, bianco come inchiostro, vanno i treni sopra il mare tutto blu. Le gondole bianche sbocciano nel crepuscolo sulle canne dei bambù. Du 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 du. Diamo il benvenuto a tutti i carissimi youtuber che ci seguono sul nostro canale TV La Città del Crati TV, e quindi siamo di nuovo con voi per un'altra ennesima trasmissione, questa volta attenta a quei due, forse tre, vero caro preside? Ci siamo. Siamo stati anche tre, forse quattro. Forse quattro, chi lo sa quando saremo la prossima volta. E questa volta abbiamo come ospite con noi il nostro carissimo amico, dottore Ernesto Ritter, che è venuto da Bologna, ci è venuto a trovare, caro preside, quindi adesso noi avremo modo di fare un dialogare con lui e facendo queste nostre solite trasmissioni. Manca Enzo, spero di poterlo sostituire, no? Perché certo non posso fare la sua parte. Arriverà presto di nuovo su questi nostri schermi. Va bene. E allora andiamo un attimino a dialogare. Che cosa gli vogliamo chiedere al dottore? Che già ci guarda e dice, ma questi che vogliono fare? Si trova in mezzo, insomma, a una conversazione che lui magari si aspetta un po' più serio. Sì, come al solito, sono quelle interviste serie. Allora, lui deve sapere che questo non è serio. Allora, ho capito che non siete seri. No, noi non siamo seri. Ma è meraviglia di Luigi, che lo conosco da una vita. E allora io ti lascio fare la prima domanda, che vado a fare una zoomata sul dottore, e quindi la prima domanda la fa il nostro preside Luigi Aiello. Prego. Allora, innanzitutto, caro Ernesto, non diciamo dottore perché siamo amici di figura, questo è risaputo. Ti rinnovo gli auguri che già ti ho fatto online per i tuoi primi 50 anni da professionista. E vorrei che tu, per prima cosa, ci raccontasse quali sono stati, secondo te, i momenti salienti di questa tua brillante carriera. Grazie, caro Luigi. La nostra amicizia è di lunghissima data, sin da quando eravamo compagni di divertimento, così, d'infanzia, a lui alle Roma. Quindi, tra me e te non ci sono, diciamo, segreti, perché ci lega una lunghissima di fraterna amicizia, perché io e te ci conosciamo da lunghissima data e abbiamo trascorso l'infanzia assieme, e credo che non abbiamo avuto mai uno screzio. È il massimo rispetto reciproco tra noi. Tu hai fatto una brillantissima carriera come preside e io sono stato un onesto lavoratore della sanità. Non esageriamo in modestia. va bene, insomma, io ho dedicato tutta la mia vita alla mia professione. Tu sai benissimo che, partito da Bisignano per il collegio di San Demetrio e poi per Bologna, volle fortemente mio padre che diventassi medico, e non c'erano santi, perché se no non mi avrebbe fatto più studiare. Ma nostro Peppe non era da contraddire. Era democraticamente decisionista. E devo dire che col passare degli anni, ora che sono, diciamo, diventato adulto o anziano, moderatamente anziano come sol dirsi ora, devo dire che aveva ragione e devo ringraziarlo per tutto quello che lui ha fatto. Naturalmente lui ci ha messo la pila, i soldi,
E io ci ho messo le capacità, la volontà di diventare un professionista di un certo livello e anche controcorrente, perché voleva che mio padre, io facessi il medico contro Tartignano. Il suo grande cruccio era quello di non avermi avuto a Bisignano. E diceva spesso, a me che me ne frega che se premare a Bologna dove to, quando io un degno merca a casa mia e devo andare due a te e due a casa. Era un motivo di grande soddisfazione. Però il mio papà, poi dopo, col passare degli anni, si convinse anche lui che forse avevo fatto una scelta oculata. Mia mamma, che era molto più democratica, devo dire. Diciamo che tua madre era più accomodante. Era più accomodante, allora ho capito, certe volte gli diceva, Beppe, mamma, si è laureato, andiamo dove vuole lui, chi ne frega che starà a Bisignano, possiamo, Maria, Marietta, usavo un'espressione quando si trova in questo, dice, io usavo piano, papà, perché papà con un fiammifero si incendiava. Poi magari mamma con una piccola cosa abbasciava, no, di tono, lo metteva calmo calmo, poi diceva, Maria tiene ragione. Poi il giorno dopo mamma lo massacrava, perché non le perdonava niente, perché mia mamma era più fascista del mio papà, che pure era un ferrente, come tu pensai, di Benito. Ma mamma sembrava democratica, ma se ti diceva no era no. Se ti diceva sì, era sì. E così, per un giro di fortuiti eventi, io sono rimasto a Bologna. Perché? Dovevo rimanere a Bologna per potermi specializzare in pediatria. Il mio sogno era quello di diventare chirurgo pediatra. Io ero allievo della chirurgia pediatrica del famosissimo professor Domini di Bologna, ed ero in pole position, nel senso che ero tra il quarto e quinto suo allievo prediletto. Però ho avuto un calo della vista e siccome allora si usavano delle lenti spesse così, io purtroppo ho dovuto rinunciare a fare il chirurgo pediatra, altrimenti non sarei diventato pediatra, ma sarei diventato chirurgo pediatra e sicuramente avrei occupato una delle tante caselle nelle varie zone universitarie, o Genova, o Chieti, o Bologna, o Rimini, insomma ero il quarto, il quinto, tutti sono arrivati e quindi sarei arrivato anch'io. Però purtroppo per questo calo della vista ho dovuto rinunciare. E così un mio amico, Natale Viteritti, che incontrai a Faenza, che era di Corigliano. E se mi diventi un cognome di queste parole? Che poi diventò primario a Lungro, mi disse, ma perché io per lavorare in ospedale a Faenza? E te, Nata, è che non mi piglia a me? Io non è che sono figli di Cicca. Ti presenti un professore, che era oltretutto il grande maestro mio, professore, Giorgio Manfredi, era nativo di Oriolo Calabro, che poi l'ho saputo dopo. Mi guardò e mi disse, lei vuole venire a lavorare qui? Va bene. Ci sono due regole fondamentali. Qui non ci sono orari. Lei, dottore, può uscire alle 9, alle 10, alle 11, alle 2, alle 3. Seconda cosa, mi guardò dal basso in alto, mi fotografò tutto. E mi dice, lei è un bel ragazzino, sa? Però si ricordi che qua non si tocca un pelo, perché la prima volta che mi accorgo che lei dovesse andare fuori strada è a casa. Signor professore, dico, come vuole lei? E così. Dico, ma devo andare ancora a fare il militare? Lei non si preoccupa, perché prima di andare al militare, che dovevo andare come ufficiale medico, mi disse, lei passa di ruolo, il suo posto quando vai nei militari rimane congelato perché va in aspettativa, al ritorno all'ospedale il suo posto in ospedale a Faenza è sempre suo.
E così decise di stare là, perché come tu sai, Luigi, nel mondo universitario c'è una certa mafia, diciamo, buona, no? Per cui se entri nelle grazie... se entri nelle loro grazie fai carriera, se non entri nelle loro grazie puoi essere il bravo, più bravo di tutti, ma rimani sempre l'ultimo della lista. E così rimasi a Faenza. E avevo anche una fidanzata a Cosenza, dovevo venire a prendere servizio il 1° settembre del 1973 dal professor, quello che era primario della pediatria a Cosenza, che era di San Benedetto Urlano, di cui ora mi sfugge il nome. E poi all'ultimo momento ho deciso di non venire qua perché ero stato assunto a Faenza. E tutto devo a due persone, al mio papà e mia mamma che mi hanno fatto studiare, e tu sai benissimo i sacrifici che fece papà e mamma, perché dormiva sulla sedia, e lo chiamavano elefante, no? Perché dormiva, perché non riusciva a stare 4 ore, poi dopo si addormentava mia mamma. Ma anche perché Mastro Peppa faceva delle vacanze la mattina, lui alle 5 era presto. No, alle 4, alle 4 metteva in moto la macchina. Metteva in moto la macchina perché c'era un pullman alle 5 che trasportava gli operai, e tutti gli operai che se lavoravano lì aspettando l'autobus andavano a prendere prima il caffè. Ecco perché mi sono fatto aiutare dal preside. No, ma è perché lui conosce, ci conosciamo non solo io e lui da lunga data, quindi... ma anche mia mamma e mio papà con Caterina, mamma sua, sì, certo. E suo padre certo. Erano molto, perché poi ieri abitavamo nello stesso quartiere, San Pietrino, come si dice, ma non essendo caiette nel Petruzzo. San Pietrino, come parrocchiano. Abbiamo noi fatto da Chierichetti a Don Umbolo e a Don Rolli. Tieni presente, caro hermano, che noi facevamo i Chierichetti servendo la messa in latino. Perché era bellissima la messa, poi sono venuto tutto se nuove papie, hanno cambiato il mondo e hanno distrutto tutti, io non sono d'accordo, perché il mondo mi riconosco in sempre nella vera messa, nella vera lingua che è della Chiesa in latino. Però sai, bisogna fare in modo che siccome in latino non lo conosce quasi nessuno, è necessario che anche gli altri capiscano quello che sono. Sì, però dicevano io mi sarei sto capiscendo tutto, non è per la messa finita. Sai, molte volte, quando si recitano durante la messa anche le preghiere, che sono il Padre Nostro, il Gloria, quello, a me viene spontaneo del latino. Raccontiamo un po'. Noi partiamo dalle origini. Ti posso interrompere un secondo? Come no? Ti ricordo quando Don Peppino Gloria, che era o prima di Santo Pietro, cura canna, ne fregava cura canna, quando ne vedeva di sante, ne fregava cura canna. Ma infatti qui, che lo chiamava, era Aragozzina. C'era una canna spaccata a Gima, dove ci mettevano un posto con le candele per accendere le candele e poi ci mettevano una specie campana per spegnere e era intercambiabile. E durante Aruzzina, se qualcuno stava distratto o non seguiva o faceva un po' di chiasso, o Don Peppino, questa canna. Quanti anni avevate più o meno? Pochi anni, sì, 7-8 anni. Anche di meno. E il ricordo più brutto e tremendo fu quando nel 1900,
56, 57, non mi ricordo se era, o 59, tornavamo dalla processione di Santo Pietro. Mm-hmm. Quando era la curva roppa ammacolata, sì, arrivò la notizia che a Bisignano non pazza aveva ammazzato due o tre persone. Era il 59. 59. Allora ci fu una strage perché aveva ammazzato due persone, poi un altro era stato ferito e un altro guagliuno, non so se era morto. Il ragazzo era morto. Poi se la scambò uno. Attilio. Attilio. Attilio perché si è finto il barone. Perché si finse morto. Ah, ah, ah. Se non che scattò l'allarme generale, due giudici su pazzo, su delinquente, che sono criminali. Dopo arrivò la notizia che avevano trovato, non so dove, morto, capisci? Si era sparato. Ah, quindi si era suicidato? Sì, sì. E allora, capito, ma fu l'evento sì, più era proprio il giorno di San Pietro, il 29 giugno. Io me lo ricordo che era, me lo raccontavano dopo anno, voi invece non avete vissuto. Noi l'abbiamo vissuto perché abbiamo terminato la processione, eravamo per trasferire da Chiesa di Santo Pietro, sì, quando noi eravamo all'incirca, alla curva che c'è mo, sì, perché sotto c'era la timba e noi andiamo a cogliere alla polizia e fu con una cassetta e mettiamo lei e veniamo, certo, e rimanemmo pietrificati perché fu una cosa che non c'era stata mai in tutta Italia forse. Una cosa molto, almeno da questa parte non, perché non questo pazzo qui che cosa era stato? Che quello che faceva come si dice la stima, apprezzamenti di troppi di sì, picco, sì, secondo lui aveva piato in giro quello che lavorava la terra e quindi si sentiva defraudato dei suoi ma secondo me fu più una scusa, ma se, secondo me c'era una certa con il padrone e uccise anche l'avvocato Raffaele Barone che era un bellissimo uomo, una brava persona, una persona da poco non era. Il fratello, eh? un fratello di Don Raffaele sì, sì. Che si chiamava Donno. Vabbè, diciamo. Ma questi sono quasi 60 anni fa. E 59. 59. A giugno fa 65 anni. Ah, quindi. Ci fu una cosa tragica perché, sai, non eravamo abituati a questo. Ma no, tanto tempo, tre cose. Sicuramente sì. Il famoso apprezzatore. Era anche mio parente, era un fratello di mio nonno materno. Però passando adesso la Merata, passiamo adesso a un altro discorso, perché chiaramente sì, noi cerchiamo di affrontare nel breve tempo, cerchiamo di affrontare sì, più cose, cioè. Però ce ne sono tanti aneddoti che vi ricordate, no? Dal giovane sì, che allora abbiamo vissuto. Perché se non sbaglio facevate il discoletto in Viale Donna, voi eravate un gruppo di... eravamo dei buoni ragazzi. Buoni ragazzi. No, a massimo giocavamo alla cittadina, mettevamo una cosa in vatta con poche cose pure. Il barotto proprio ovviamente che non era come ora. Sì, no, io devo parlare dove abito io, la casa dove sogno io, era il fondamento. Era più raccolto. Beh, la cosa non ce ne dico la... Ma nemmeno, era pieno di fiori. No, era pieno di platani. Perché Bisignano era famoso per il platano, grosso, così che riempivano il viale Roma, perché una volta un viale che era... non c'era niente, c'era la casa di Leonette, poi venuta a casa a Stanley Rimarano, poi venuta a casa di mio nonno Peppino Bruno, sì, sì. Poi hanno fatto
quelle sono cose di Ciafin. Poi Ciafin, poi c'era anche Don Alfredo che l'hanno fatto. No, ma quello è fatto, io me ricordo che è rimasto un sacco di anni. Ma ora ha detto tua mia dove io cavo Maro Pallone, ti ricordi che c'erano tutti un sacco di pezzi. A proposito di pallone. E andavamo pure sul solaio della chiesa. A proposito di pallone, ma come mai siamo tutti due Ravens? Il nostro cuore è sempre stato bianconero, siamo stati. E dopo siamo allievo del professor Stravaccio. Ah, quindi. No, ma noi eravamo sostenitori di Mascio Claudio Scolo, perché noi per la Juventus se facciamo ammazzare l'abbiamo fatto il e primo. Infatti abbiamo gli scacchi bianco e nero. Abbiamo fatto il primo club bianco-nero della Juventus San Bisignano. Vicino allo palazzo i 30 capelle, sì, dove praticamente c'era poi c'era lo studio della moglie di Don 30 capelle, l'avvocato. Per cui noi abbiamo tanto da raccontare su Bisignano. Mi immagino. Non siamo la memoria storica. No, però insomma. Qualcosa da ricordare. Però alcuna cosa la capisciamo pure. Per tornare al discorso che faceva lui, come mai hai fatto questa carriera, la mia carriera nacque così perché sono rimasto là, poi ha finanziato che via hai lasciata perché non è venuto a Bologna, poi dopo un po' ne è giunta un'altra e io ti sei sistemato? Mi sono innamorato, devo dire la verità, lei si innamorò di me. Contrastato dal mio papà, invece benedetto da mia mamma, che la mia mamma che dicevo che era comodante, pensa che la mia mamma, che sembrava buona e cara, però era di un carattere molto rigido, e quando io gliela portai a Bisignano e salì le scale, mi disse: buona venuta figlia mia. E gli regalò il braccialetto che lei aveva avuto al matrimonio, questa era fidanzata. Sì, sì, sì. Poi mia mamma ebbe una bruttissima malattia, un tumore al seno, e siccome era una donna molto pudica non disse niente. Dopo un mese telefonò mia cognata e disse: guarda che tua mamma non sta bene, sono venuta a Bisignano. L'ho caricata, l'ho portata a Bologna, fu operata perché sembrava che questo tumore fosse circoscritto, rimase all'ospedale maggiore e quindi l'attacco di allora erano quelle che erano, non c'era niente, non c'erano motivi per non operarla, fu operata dal più grande chirurgo dell'epoca dell'ospedale maggiore, Cavicchi, professor Cavicchi, se non che dopo qualche giorno mia mamma, mentre io ero con la mia fidanzata di allora, mi disse: tigno non vada alla cacea come se uno mi avesse ammenato una coltellata. Allora tornai a Bologna, ho capito che aveva una metastasi. E così tornammo di nuovo in ospedale, fu una tragedia, fu mamma, poveretta, sa faceva pure sotto, in termini molto brevi. E questa donna, che poi diventò mia moglie, apposava come una figlia, ma che diceva: mi va bene come una, forse una figlia non faceva quello che mi fai. Ecco perché poi io sposai questa donna di cui ero innamorato, ma ricambiai quando sua mamma, dopo che lei è morta prematuramente 5 anni fa, ho accudito insieme a mio figlio, mia suocera, perché non gli abbiamo fatto mancare niente, come una mamma. E io l'ho seguito perché lui mi mandava tutte le fotografie della nonna, della prima tifosa del Bologna. E devo dire che mio figlio la adorava, perché morta sua mamma riversò tutto l'amore che tutto aveva affetto, su sua nonna. Guai, capito? A tenere nella bambaggia. Lavava, gli faceva lo shampoo, gli faceva le unghie, gli faceva la tintura dei capelli, la voleva portare sempre in ciò. Questa è una storia di vita.
vita vissuta, di tante situazioni, perché ci sono le cose belle, le cose più purtroppo non proprio belle. E ti dico però, una volta, mentre eravamo a Riccione, che incontravamo Savino lungo, perché c'erano tutti se papavano, era Paolo Zinco, sì. Ma che succede qua? È passato Salvini. Allora gli ho detto, Salvini, vorresti fare una foto con mia suocera? Perché no? Abbiatela ad abbracciare. Poi mio figlio, mentre la portava in carrozzina, sta carrozzina non c'è montata, era caduto con la capondella. Ha cominciato a sanguinare, era venuta una ferita profonda. Io mi ero ospitato, allora c'era pure il Covid. Mio figlio che tenne fuori lo sangue, eccetera. Siamo andati là, poi a un certo punto gli ho detto all'infermiere, dico, guarda Paolo, dico, se mi danno tutto, la curo io a tua nonna, come no? Dico, datemi tutto, che poi ci metto io un cerotto che l'ha visto che è sicuro, no? E così, mi ha dato tutto, come no, grazie, dico, lo faccio così, vi do anche una mano a voi, dico, perché siete strapieni, cambio figlio, dico, se Piero un Covid e tua nonna se ne va. E così gliel'ho tenuta, anziché la settimana, 10 giorni, 25 giorni, tolto il cerotto, non aveva neanche i segni della ferita. Poi è stato 5 o 6 volte per morire, gli dava una mezza pillolina di Bentalan, una cosa incredibile. E lei, che sembrava morta, come i gatti, visto? Si riprende. E mio figlio mi dice, il tuo salvatore. Poi arrivi alla fine che la candela si spegne, come scrivo in una bellissima poesia. Perché diciamo la verità, caro Presidente, qua il nostro dottore è poeta, è un amante della scrittura vernacolare, perché insomma piace, e ha fatto anche un dizionario. Il primo libro che scrisse è Vedere il piacere, di fare il bello presentare. Di fare la prefazione. Di scrivere anche la prefazione. E quindi quando lo presentavo in pubblico, fui io che lo presentai. Insieme a lui, ovviamente. Ma perché? Nell'attuale sala della Bambina. Ma perché l'espressione dialettale esce sempre? Nel senso che uno quando parla, no? Noi siamo radicati, ecco, parliamo in italiano, cioè, però quando siamo tra di noi poi mettiamo sempre quella parolina, no, che ci distingue, infatti come ci dicono a noi, e tu sei tedesco, lei è sicuro. Ma sai perché? Perché quando si parla fra di noi, usiamo delle espressioni che sono più efficaci rispetto a qualsiasi altra espressione. Perché basta quella parola che significa un po'. Che so, c'è una parola che molti ignorano in dialetto. Sapete voi cosa vuol dire sgaveter? Sgaveter. Sgaveter, quella voce. Sgaveter. Per esempio io non lo so. Sgaveter è una persona un po' leggeri. Superficiale. Superficiale, che sta con la testa. Tra le un tipo un po' scervellato, diciamo così. Un filosofo. Il mio comportamento con comportamento un po' infantile. Cosa vi ricordate di più e meglio per quanto riguarda la Bisignana di un tempo, per esempio? Quel castello, un castello, no, questa massa di terra che poi per esempio non c'è più perché è stato, no, diciamo, abbassato di 40 centimetri. Te ne cosa tutto d'accordo, te lui lo sa secondo me. Perché lui ci ha abitato proprio, fuori ci ha abitato, lui è via. Quando organizzammo la prima volta, ti ricordi, la festa della matricola, che era una brillante idea che ci venne, il 1969, un anno simbolico, diciamo così, e era bella grande, no? Poi facevamo un veglione memorabile, tutto col mantello, il cappello, in ambito universitario loro vigevano ancora la Goliardi, se non si faceva la matricola. E come data
si usava il latino Baccheronaca. E allora anno primo posto scocuzzato con Castiglia. Ed io ero il castellano. Il castellano. Con le ardiette bisignano. E avevamo fatto anche i biglietti con lo stemma del bisignano e la peluca. E facevamo la prima festa qua, vicino a Racurvi. La prima l'abbiamo fatto quel locale che era dei Carabini, di fronte dove avevano il negozio, poi ci trasferirono pure il negozio. Dove Calabria Nicoletta? Dopo Calabria Antonio. La prima che facevo. Venne una festa alla grande. Pensa che a lui non si ricorda, ma a noi ci consegnavano le donne, le ragazze, perché dicevano, io la faccio venire alla festa, però se tu è responsabile, se ti ricordi, e c'erano alcune ragazze, perché non è come allora, i costumi sono molto molto allargati, erano molto, per cui se ti dava una guagliona, la loro figlia, te la consegnavano e le rispondevi. E ci sei tu il responsabile. Se ci deva una qualche cosa, mi ti ricordi la Fedina Tortora, che era una bellissima ragazza, la Fedina era bellissima, Rosetta, poi ce n'erano tante altre, ma non so, sto a fare i nomi di queste persone. Non quindi questa era la vostra generazione. E quindi eravamo più o meno che ma eravamo con le arti davvero, tant'è vero che arriviamo, abbiamo legato una a Nacioppi e lo platano a Vincenzo Giotto, se ti ricordi. Ah, avete legato? Faceva parte della goliardina. Però insomma nei limiti poi del consentito del... penso un po' che in tempo della goliardina, una volta mi da Siena, una matricola, le matricole come sai sono quelle scritte certo, qua, certo. E che il mutante camminava in ginocchio lungo quella che si chiama banca di sopra, proprio in pieno centro storico. E quella va tutta con i pantaloni legati in vita e il mutante e in ginocchio si faceva il percorso lì. E doveva ripetere quello che il capobanda lì gli diceva, che era un cerimoniale, dove per essere a me. Poi pagava, se capitava in un bar, la matricola era sempre quella che pagava. Certo. Dice, ti paga, che i tesserini, chi ha meno bollini? È un dottore tecnologico, nonostante noi siamo... Lui manda messaggio, diceva, a destra e a manca. Sempre collegato, sempre collegato. Forse più a manca. Più a manca. Però raccontiamo un attimo, diciamo, quando siete usciti per la prima volta da Bisignano, no? Voi studente dell'epoca, eccetera. Come vi è sembrato l'impatto con la città, con Cosenza? Perché adesso... No, non con Cosenza, io avevo studiato all'Univocata a Cosenza, mentre loro... andavano alla scuola media a Via Rivocata. A Via Rivocata, famosa scuola media. Poi avevano aperto a Bisignano, ma papà mi disse no, tu rimani a Cosenza perché là ci sono preso. Sì, io ero andato a lui invece è rimasto qua. No, poi, finito il liceo, io e Francesco Coria, mio carissimo amico, nonché amico anche della moglie di Luigi, perché era molto amico della sorella, Agatina. Perché di San Giacomo, di San Giacomo, no? Franceschino. La mamma mi voleva un bene dell'anima. Un altro cardiologo, io. Andavo una settimana, altri giorni, qualche giorno, mi tenevo una cameretta solo per me e mi faceva spesso avvicinare dalla figlia perché voleva che io, diciamo, comunque
facesse la corte, avvicinasse ma poi sai, alla fine ha finito per sposare un medico. Però siccome io ero giovane, molto timido, ero diciamo ospite, non mi sarei mai azzardato di fare un avance, capite, pure in una bella guaglione allora. Poi mio papà aveva incontrato suo padre, Don Coccio, ottimo medico, che era paganino. Con mia moglie, era un compagno di scuola. Pure coetaneo. Bene. E con Francesco. Ci sono un sacco di cose in comune. Con Francesco. Diciamo, ci sono, tanto non c'è un passato. Ma no, con Francesco siamo partiti, perché devo andare alla Cattolica a Roma. C'era pure Don Orlando Privato che mi avrebbe dato una mano, però c'erano 28 esami di medicina più 6 di religione, di che fanno la laurea? Allora io rinunciai e andai a Bologna e io e Francesco partimmo in un agosto del 1966, se non sbaglio, e siamo venuti a Bologna. A Bologna c'era Ciccio Trotta, che era un compagno di papà. Aveva cresciuto, va là che c'è il compagino, te vedrai che ti trovi una stanza, una cosa. E noi con Francesco eravamo vicino a 10 metri dalle due torri, in via Zamboni. A noi ne sembrava che eravamo lontani, eppure eravamo a 500 metri dall'università. E poi abbiamo trovato una camera e giravamo col pullman. E dicevo, ma che ci siamo stati? Siccome Bologna è piena di portici, magari era una via, poi eravamo un'altra via. E per cui noi eravamo come dei polli usciti dal pollaio, capito? Poi con Francesco abbiamo avuto la fortuna che un nostro amico si era sposato, si era innamorato di una bellissima ragazza. Era un ragazzo di Foggia, russo, Aldo Russo. Nipote del grande onorevole Russo, che era una potenza democristiana, e suo padre era un grande costruttore. Allora ci lasciò l'appartamento, 28.000 lire allora. Io e Francesco abbiamo speso 28.000 lire al mese, avevamo una camera lui, una io, poi c'era in mezzo la stufa, poi c'era un bagno che te lo dico io, appena tu entravi dovevi fare in fretta perché non si congelava tutto perché non c'era il riscaldamento. Così siamo stati. Dovevi fare in fretta! Siamo stati lì. La velocità! Allora, siccome all'università la mezza si mangiava da schifo, io ho cominciato a cucinare e allora io andavo a fare la spesa, cucinavo e Francesco lavava i piatti, che c'era l'obbligo. E siamo stati anni e anni con Francesco. Poi abbiamo avuto uno scherzo per una banalità stupida, no? Fatto di donne, sempre di donne. Oh, fatto no, di donne, sì, proprio di donne, fatto di donne. Poi però Francesco mi disse, ma senti un poco, ma che te hai dire, se ti chiedo scusa perché è successo questo e quest'altro, che te hai fare io? E allora poi io ho preso da un attimo di ravvedimento il cervello, dico Francesco, mo hai detto pure basta a me, l'abbracciamo, era finito tutto. E così tornammo amici come prima, che anzi, se io quando vengo qua, mo c'è il romano, la romana gli ha trovato, perché se io gli telefono, Francesco, no, tu vuoi venire qua, perché quando lui si è fidanzato con l'attuale moglie, che poi Francesco è diventato un grande cardiologo, io ho fatto da garante, perché lei era figlia di un alto funzionario del Banco di Napoli a Bologna, però la sorella più grande era quella che faceva il figlio a Francesco, ma Francesco si era innamorato di sua sorella. Ah, che beautiful! Si è innamorato di sua sorella e quindi, però senza nessun clamore, senza, sì, decise di fidanzarsi con sua sorella e sua sorella accettò. Perché se le piace di ciò che fai, no. E quindi io con Rosalba, Rosalba, una bravissima ragazza, una ragazza dolce, guarda, di una bontà e di una dolcezza, che guarda, ti dico la verità, ha fatto un'ottima scelta e con Francesco siamo stati sempre carissimi amici.
fratelli di avventure, di disavventure. Tanto è vero che una volta lui studiava con me a Bologna, ma il professor Rosa, grande microbiologo, che era un pazzo davvero, e io ero davanti alle banche là e lui andò a fare l'esame. Gli dicevo le stesse cose che erano scritte nel suo libro e lui gli diceva: non è così, mi dica di nuovo. E quello che aveva da dire, le stesse cose che erano scritte nel libro, perché aveva fatto che ho lapiato il libretto e l'ha gettato, vai via. Francesco entrò in una crisi profonda ed era molto bravo anche a scuola. Lui è andato a Modena, fatto l'esame poi di microbiologia, è tornato a Bologna e si laureò con 110 lode in tempo ravvicinato come mi sono laureato io, per dire, no, che i baroni a volte erano così, erano strafotenti, perché c'ero io là, c'è, non tutto, ma c'ero io l'ho attraversato, ti mettono anche in soggezione. Un barone come dice te, lo sai che ha fatto? No. Allora, siccome c'era un ragazzo che non riusciva a superare fisiologia, quindi una volta, due, tre, però se tu non superavi fisiologia non potevi andare a fare patologia generale, no? E quindi sì, perché dovevi quindi non c'erano parecchi che non arrivavano a patologia, quello di patologia non aveva studenti che non arrivavano, però a questo ragazzo che gli ha fatto, che gli ha causato una crisi non da poco, poi l'ha premiato secondo lui dandogli 18, però l'ha chiamato, sai, dice, ci ha messo 18 sul libretto, ha detto, sai come si chiama questo? Quello guardava, si chiama 18 in giardino, e quello guardava e dice, che vuol dire? Prende questo libretto e lo butta dalla finestra, ha detto, in giardino, vado più libretto. Ma vedi, dopo che gli aveva registrato questo 18, ma no? Vedi, finché per dire, ne esistono, sì, sono dei casellini, te ci mancherebbe, perché però esistono pure queste. Finché il barone ti bocciava, è una cosa, ma ti tagli un libretto in faccia, poi su un libro che aveva scritto lui, io guardavo un libro che era settato e diceva Giovanni. Dice così, dice no, non è così. Ma quasi quasi mi stava attendo io, ma ne frega un cacciotto al suo professore. Io capito? Appunto, io ho studiato con chi? Olivotone. Noi Pierucci. Però vedi, devo dirti anche una cosa, a vantaggio dei baroni, che avevano alcuni anche l'umiltà. Se loro sbagliavano, oppure li piavra o scrivizio riconoscevano l'errore. Racconto a proposito un piccolo aneddoto. Io ero appena laureato e al paese di mia moglie ho visitato un bambino e lo ricoverai al Gozzadini, la clinica pediatrica del Bologna, di Bologna molto famosa, e lo mandai ricoverato sospetto a mononucleosi. In effetti questo bambino qua, moro un ricoglione, e allora lo ricoverai con questo sospetto. In effetti aveva questo. Mi chiamò, mi convocò in clinica, pensa che c'era una stanza, una prestanza semi buio, poi c'era un'altra buia, poi c'era lui il grande barone, che quando giravo con il mandario, caro mio, era 2 metri. Il vero barone, il codazzo di 20 persone dietro. E mi fece dopo un po' accomodare. E prego, direttore, io avevo una paura di chissà che cazziata mi fare, che hai fatto, che hai combinato. Mi fa, dice, mi dica lei, dottore, perché davano da lei, sì, eh? È sempre per lei. Loro erano ligi a questa cosa. Mi dica, ma come ha fatto lei a pensare alla mononucleosi? Allora hai guardato un po' timido così, con un grande timore. Sì. Dico, guarda professore, io alle sue lezioni ho seguito
un giorno quando lei diceva, e mi è venuta in mente la mononucleosi e ho pensato a quello. Bravo, tu sei un ottimo allievo, vuol dire che tu hai seguito le mie lezioni. Bravo, mi complimento. Si può accomodare, c'erano tante storie. Sì. E così io tornai a casa di Cuvara. Il professore, il direttore, il barone che girava con un mantello quando girava con me, era stato così umile da convocarmi e farmi complimenti. Io allora ero un giovane medico, avevo 27 anni, poco meno, con pochissima esperienza da medico. Diciamo mezzo secolo fa. Per cui ecco, dei baroni io devo dire il pro e il contro. Ce n'erano alcuni illuminati, così come un altro professore a Bologna di anatomia patologica, Giunti, ti facevano tre interrogatori, uno, due, se passavi questi due poi arrivavi a lui. Ah, sì, così si faceva. Sì, sì, sì. Ed era una bestia, che poi io conobbi, ebbi la fortuna di conoscere suo figlio, che è diventato direttore dell'Istituto Rizzoli, la parte che si occupava dei tumori. Armando Giunti, un grande luminare, ma soprattutto un gran signore, è una persona per bene, perché tu non sapevi che fosse figlio del grande e terribile professor Giunti di anatomia patologica, ma eravamo diventati amici. Bene, caro Presidente, qua siamo agli sgoccioli, perché ci vorrebbero non una puntata, cari nostri spettatori che ci seguono. Forse hai dimenticato una cosa, è sempre percorrendo 50 anni. Quindi ci vorrebbero altre puntate, con una puntata 50 anni. Io mi astengo da raccontare le persone. Però ecco, una cosa che faremo in futuro sarebbe bello, perché al di là di quello che stiamo facendo adesso, che va in questa trasmissione, però in un'altra possiamo mettervi a confronto, cioè raccontare proprio quelle che sono state le vostre i vostri ricordi, una postilla al barone famoso. E quando studiavo c'era un professore che era titolare della cattedra di diritto romano dell'Università di Napoli, e a Salerno, dove studiavo, era ordinario di storia romana. E io ci facevo, questo qui, quando entrava in aula, sai che faceva? Tutti in piedi, poi lui entrava, se sapeva, tirava fuori la pipa, tutti gli attrezzi per le pulire, la riempiva, prendeva il fiammifero, l'accendeva, faceva un paio di tirate e poi diceva: e lor signor si possono sedere. Dopo che avevo acceso la pipa, che avevo cominciato a fumare, se lor signor voglia posso andare a fumare. raccontandomi a quattro. Il professor Antonio Guarino. Parino famosissimo, ma io raccordandomi a quando dice lui, io mi ricordo che nel lontano 73, che ero appena stato assunto a Faenza, il mio professore mi disse: mo ti tengo qua, che poi quest'anno non c'è posto per la scuola di specialità, ma il prossimo anno poi vai dal professore, il direttore. Allora andai a Bologna, sempre questo grande barone, andai lì, c'era la professoressa Lazzari, Rosanna Lazzari, per la sua segretaria, mi fece accomodare dopo un po' di anticamera, come si deve, e entrai e disse a lui: signor direttore, buongiorno, io sono un allievo del professor Manfredi, mi ha mandato lui. Senti la delicatezza, non è che disse Giorgio Manfredi, eppure erano assieme a compagni. Come sta il professor Manfredi? Sì, bene, bene professore, guarda, quest'anno devi dire al professor Manfredi
che il posto non c'è, ma il prossimo anno il posto per te c'è. Tant'è vero che avevo avuto anche il posto a Messina, ma rinunciai ad andare a Messina per stare poi a Bologna. Quando mi congedò dopo pochi minuti, veloci, cioè, mi disse: quando lei torna a Faenza mi saluti il professor Giorgio Manfredi. Mi era sempre rimasto in mente, perché pur essendo amici amici, davanti a un allievo, a qualunque persona, sempre loro con i titoli tenevano a dire il professor Manfredi, anche se lui era diventato direttore della clinica e lui era diventato primario a Faenza. Guarda le finezze che avevano. Avevano una delicatezza che, se tu ci pensi, non è come ora, che uno si laurea a Goia e poi dopo dice siamo qua, io bisogna arruviamo, te la sì, cosa, questa è ultima. Quando mi sono laureato c'era Don Rosario, grande maestoso, ce lo ricordo, Giorgio del Vecchio, Don Alfredo, allora e del Vecchio mi abbracciano: caro collega, ti facciamo il migliore auguri, congratulazioni, ora tu sei uno dei nostri. Il dottor Granata mi fa: d'ora in poi mi dai del tu. Hai guardato da basso in alto e detto: Don Rosario, Don Rosario, come faccio a darti del tu? Voi siete sempre il mio maestro, ma avete cresciuto, se state sempre a casa non posso dare del tu. Mi devi chiamare Rosario, e Don Rosario. Non è possibile, voi siete sempre Don Rosario. Io non sogno niente. Insomma, sono qui, c'è questo rispetto. No? Io ho anche la situazione di questo qui. Il Uber di Serena, l'ex direttore di Serena, ottima persona. È stato mio maestro, ascolto. Mi ha insegnato la scuola. Un uomo di grande cultura. E io, nonostante che siamo qua di grado, io non mi sono mai sognato di dargli il direttore, diciamo, il numero, diciamo, sempre, lo chiamano sempre direttore. Questa è una forma di rispetto, sia per l'età, sia per il fatto che lui faceva il maestro e io ero alunno della scuola elementare. Ma allora, all'ospedale, c'è il primario, l'aiuto e l'assistente. Dobbiamo io sono diventato aiuto, è un attimo solo. Giovanni se ritenne, se ora io facciamo male, Giovanni. Fra 20 anni sono insegnato a me. Dobbiamo concludere, perché se siamo troppo lunghi, anni abbiamo proprio risolto la linea. Se volevo una cosa più corta, non dovevo mettere insieme me. Perché abbiamo fatto 100 anni e lui, un secolo. Perché noi abbiamo ricordi comuni. L'idea è stata buona. Cioè, ha potuto contribuire a rendere più, allora noi, più gradevole la trasmissione. Tanto di buona gente. Noi salutiamo, salutiamo chi ci ha seguito, ha avuto la bontà fino adesso di seguirci. Noi questa puntata la chiudiamo qua. Ovviamente vi sarete accorti che ci sarà probabilmente, anzi sicuramente, delle continuazioni, diciamo, perché diventano delle puntate a puntate, insomma, in questa maniera, perché c'è tanto da dire e tanto da raccontare. Intanto noi ringraziamo appunto il dottor Ernesto Ritter, che è sempre presente, è sempre disponibile e si trova alla mano, come vedete, si trova... È un bisognese all'estero. Non mi piace questa espressione. E come avete potuto notare, il nostro anche preside è Luigi Aiello, che dal primo momento che abbiamo fatto anche con lui questa intervista si è talmente
acclimatata a questo nostro mi avete fatto immedesimare, quindi lui si ritrova a essere intervistato e dello stesso intervistatore. Quindi noi ringraziamo tutti e due perché sono state veramente molto carini, molto belle, molto affascinante anche sotto certi aspetti nei loro racconti, e vi diamo appuntamento alla prossima puntata, sempre con attenta a quei due, forse tre, preside, forse quattro, io lo so, insomma, come dire, Enzo prima o poi se ne farà più. Sì, no, Enzo è sempre di nostro, sicuramente arriverà, poi è stato momentaneamente, diciamo, ha avuto qualche contrattempo, però diciamo che ormai il gruppo è consolidato, è abbastanza funziona, e siamo intercambiati. Noi ti ringraziamo, caro Ermanno, per la tua benevola sopportazione nei nostri confronti, almeno nei miei. Però io aggiungo, ecco, concludiamo proprio ascoltando, c'è tanto da imparare, anche scherzando, ma c'è molto da imparare. Arrivederci alla prossima puntata. Un saluto a tutti. Saluto. Guardo gli asini che volano nel cielo, vanno in pace sulle nuvole, si divertono a fare cigni nel ruscello, bianco come inchiostro, vanno i treni sopra il mare tutto blu. E le gondole bianche sbocciano nel crepuscolo sulle canne dei bambù. Do 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 do.